Ora si 250 registrerà la anni conferenza. nell'Orto Botanico di Ferrara. Io sono Roberta Campi, curatrice dell'erbario e prima di passare la parola alcuni dati tecnici. Semplicemente, allora, la conferenza sarà registrata, quindi sarà poi possibile vederla sul canale YouTube dell'università. Mi raccomando, insomma, durante l'esposizione di tenere telecamera e microfoni disattivati, e alla fine della conferenza poi riapriremo i collegamenti per fare eventuali domande alla nostra relatrice. Vi invitiamo a visitare la nostra pagina web per vedere un po' tutte le nostre attività. Io durante la conferenza poi in chat scriverò l'indirizzo del nostro sito, e per chi non l'avesse già fatto e lo desiderasse, può iscriversi alla nostra mailing list per ricevere le newsletter dell'Orto, semplicemente mandando una mail. A questo punto io lascio la parola al professor Gerdol, il prefetto dell'Orto Botanico dell'Università, e vi auguro buon ascolto. Ok. Ingrid. Arrivo 2 secondi. Ok. Buonasera, questa è l'ultima conferenza del ciclo di incontri online dedicato ai 250 anni della fondazione dell'Orto Botanico di Ferrara. Mi dispiace, sono veramente rammaricato di non poter essere presente, ma ho un impegno di ricerca scientifica assolutamente improcrastinabile e mi ha costretto a rivolgervi queste parole semplicemente da lontano. Questa conferenza è una conferenza un po' particolare perché non è stata organizzata soltanto dall'Orto Botanico, ma l'abbiamo fatta in collaborazione con il Garden Club di Ferrara. Il Garden Club è un punto miliare dell'associazionismo culturale di taglio botanico e in particolare il Garden Club di Ferrara ha sempre dimostrato grande interesse e viva partecipazione a tutte le attività che da anni ha svolto l'Orto Botanico e tra l'altro addirittura anche sostenuto direttamente gli eventi che stiamo realizzando per celebrare questo momento così importante della vita dell'Orto. A questo punto devo anche dire che la conferenza è speciale non solo perché realizza e sostanzia una collaborazione già esistente d'antica data con il Garden Club, ma questa collaborazione ci ha consentito anche di presentare un argomento che va al di là di quelli che sono i temi inerenti direttamente e specificamente il ruolo culturale degli orti botanici, vale a dire la conservazione del patrimonio botanico, la ricerca scientifica diretta al supporto della conservazione botanica. E infatti il tema di questa conferenza si proietta verso un ambito, diciamo, di tipo artistico e con particolare riferimento all'illustrazione botanica. Non mi resta che passare la parola alla presidentessa del Sistema Museale di Ateneo, la professoressa Thun, che presenterà la professoressa Pontosi. Ma No, non ma c'è posso dal neanche web, esimermi lo di lasci ringraziarla, mi rivolgo girare. specificamente, per aver avuto il buon cuore di essere qui con noi. Arrivederci e buona Ok, conferenza. fai consenti, fai consenti. Però vedi, a me Ora tenete il non mi microfono apre, spento, eh? per Aveva fatto il favore. primo passo. Perché? Scegli il microfono e altoparlanti. Ma c'è qualche microfono e altoparlanti. Che... Allora scelgo.
Ursula? Scusa, scusate, non so cosa sia successo, ma lo schermo è saltato, non ho più sentito nulla. Adesso lo trasferisco sull'altro schermo, ecco, così risalta, ma almeno mi sposto anche un attimo la telecamera, altrimenti mi vedete di profilo. Ecco, scusate questo inconveniente tecnico, mi dispiace di aver perso i saluti del professor Gerdon, che comunque ringrazio per avermi invitato qui oggi, per due motivi. Innanzitutto perché ritrovo la professoressa Tomasi Tongiorgi, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione, già nel 2016, in occasione di una bellissima mostra che fu organizzata. Promossa da Città Museale Ale, ma organizzata da Paola Roncarati e Lucia Bonazza, che era dedicata all'erbario di De Pisis, oltre che alle ceramiche strappate dalla terra e ridonate dal sole. È stata una delle mostre più amate e più riuscite dell'Ateneo. In quell'occasione, appunto, la professoressa fu invitata e ci ha onorato della sua presenza con un'interessantissima conferenza, Ortisi, il cammino culturale e artistico degli erbari. Quindi la ringrazio particolarmente per essere anche qui oggi a celebrare il 250enario dell'orto botanico, che per noi rappresenta una delle veramente punte di diamante del nostro sistema museale di Ateneo, per l'importanza della conservazione e della promozione della biodiversità, ed è veramente per noi quindi un bel momento averla qui a conclusione di questo ciclo di conferenze. E appunto l'altro motivo, il secondo, è proprio per questa occasione di celebrazioni. A me il compito di presentare, se si può in qualche modo dire, riassumere la splendida figura e profilo di raffinata ricercatrice che è Lucia Tomasi Tongiorgi. È stata professore ordinario di storia dell'arte moderna presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa. E ha rivestito importantissime cariche e ha avuto anche numerose onorificenze nel corso della sua carriera. Attualmente è presidente onerario del Museo della Grafica di Pisa, ad esempio, e poi ha insegnato in scuole di specializzazione e di dottorati, quindi fornendo un'assidua formazione a giovani studiosi e brillanti ricercatori. E si è sempre occupata di rapporti tra arte e scienza, quindi iconografia naturalistica, storia dei giardini, di nature morte e della produzione artistica del XVI e XVII secolo. Ovviamente la sua carriera è molto internazionale, ha avuto prestigiosi riconoscimenti ed è stata visiting professor, ad esempio, al Getty Center for History and Art Humanities negli Stati Uniti. E anche al Joshua Berlin Visiting Professor presso il Dipartimento di Storia dell'Arte ad Oxford. In queste occasioni ha svolto importanti ricerche, ad esempio dal 1990 al 2003 presso l'Oak Spring Garden Library in Virginia, beneficiando di una fellowship da parte della Fondazione Rachel Mellow. E in questo prestigioso incarico è stata Senior Fellow per i Gardens and Landscape Studies, e contribuendo a studi sugli orti e gli orti anche della Casa Bianca.
Quindi ha tenuto seminari a livello internazionale, fa parte di comitato editoriale del Journal of Garden History, dirige la collana Giardini e Paesaggio per l'editore Olschi di Firenze, e innumerevoli sono le pubblicazioni tra volumi, saggi, cataloghi di mostre, oltre 200 pubblicazioni. E si è occupata anche di curare e ideare allestimenti per varie esposizioni, tra quali merita essere ricordati quelli della Biblioteca Estense di Modena, presso il Gabinetto di Disegni e Stampi degli Uffizi, l'Istituto di Cultura di Washington DC negli Stati Uniti, anche presso la National Gallery of Art, insomma una lunga sequenza di mostre, anche Kew Gardens di Londra e presso l'Orto Botanico di Padova. Nel 2013 è stato curatore onorario della mostra Renaissance Herbals presso il New York Botanical Garden, dove appunto nel 2016 si è tenuta una mostra dedicata a Rachel Mellow, collezionista e giardiniera. Inoltre, nel 2019 ha collaborato anche alle mostre leonardesche organizzate dall'Accademia Nazionale dei Lincei, curando quella dedicata alle stampe di traduzione da Leonardi. Quindi è una studiosa di ampio respiro internazionale. E su invito del Royal Collection Trust, inoltre, ha condotto uno studio su un volume dell'erbario miniato di Cassiano del Pozzo, conservato presso la Royal Library del Castello di Windsor. Quindi è stata insignita dall'Ateneo Pisano dell'Ordine del Cherubino, parla correttamente l'inglese e il francese, è accademica dei Lincei, accademica emerita dell'Accademia delle Arti del Disegno e dell'Accademia dei Geogofili e Fellow della Linnean Society di Londra. Che dire, professoressa Tomasi, la ringraziamo di essere qui con noi oggi e di onorarci della sua presenza. Quindi è un grande piacere rivederla. Credo che ora Adesso Paola Roncarati possa proseguire con la presentazione della conferenza di oggi. Buon lavoro a tutti. grazie Roberta, buon pomeriggio da parte mia a tutti gli intervenuti, qui porvi saluti dell'associazione a cui appartengo, il Garden Club, e della Presidente, professoressa Borghesani. Esprimo gratitudine all'Orto Botanico, al professor Gerdol, alla professoressa Lisa Brancaleoni per la richiesta di collaborazione rivolta al Garden Club in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della sua istituzione. Abbiamo offerto il nostro patrocinio e il suggerimento di questo incontro con Lucia Don Giorgi Tomasi, che generosamente ha accettato l'invito e ne siamo tutti davvero grati. Ringrazio anche Ursula Thun, Presidente del Sistema Museale, per il sostegno e la presenza a questo pomeriggio. È vero, ci siamo conosciuti nel 16 per allestimento di una faticosissima mostra, ma dal risultato veramente molto coinvolgente. Lucia Don Giorgi ci illustrerà il risultato di una lunga ricerca, diciamo indiziaria, sulla ridefinizione dell'ingente impegno naturalistico di uno studioso del XVI secolo come Gherardo Cibo, una figura rimasta ingiustamente un po' defilata nella cultura rinascimentale, per sua scelta, ma potremmo anche dire per sua colpa. Fu un vero poligrafo in relazione con grandi uomini, come adesso Lucia ci illustrerà, uomini d'arte, uomini di scienza botanica. Ma molto spesso donava le sue opere, le faceva circolare senza firmarle, quindi alla fine sono state attribuite a personaggi che se ne sono attribuiti appunto la paternità ingiustamente. Cibo apparteneva a una prestigiosissima famiglia, il bisnonno fu il Papa Innocenzo VIII,
uomo di non specchiata virtù. A differenza del pronipote, che invece Gherardo Cibo è veramente sempre celebrato per la sua probità. Da parte della famiglia materna era imparentato con i Della Rovere, duchi di Urbino, quindi era destinato a una prestigiosa carriera ecclesiastica. Ma come ci spiegherà Lucia, ci si ritrovò a vivere nelle Marche, a Rocca Contrada, oggi Arcevia, per dedicarsi, come scrive Lucia, non a un'esistenza grigia né culturalmente isolata, ma per ben 60 anni alla ricerca scientifica, alla botanica, alla pittura naturalistica, lasciando appunti, quaderni, migliaio di piante essiccate, erbe dipinte, taccuini, annotazioni artistiche anche da speleologo e geologo. Quindi veramente, come dicevo poco fa, un poligrafo tipico della cultura rinascimentale. Quindi ricomporre il suo lavoro scientifico, ma anche riattribuirlo, è un'opera monumentale di Lucia. E pensate, un bel erbario dipinto da Cibo avremmo potuto averlo anche a Ferrara. Apparteneva ai beni delle collezioni constabili. Però purtroppo è solo transitato per Ferrara perché è stato venduto. E nel 2013 ricordo che Lucia mi chiese di documentare questa presenza a Ferrara. E su consiglio di Francesca Danardi, che ringrazio, dovrebbe anche essere collegata con noi, consultai un po' i fondi, i manoscritti della Biblioteca Ariostea e trovai sette righe che documentavano appunto la vendita, la messa in vendita a Parigi di un erbario. E ringrazio Lucia di avermi elencato tra i suoi collaboratori per sole queste sette righe, 2 o 3 giorni di indagine. Lucia, ti sono veramente grata. Tra tanti invece valenti collaboratori. Per noi del Garden Club, questa ricerca è interessante, particolarmente importante. Si tratta di un'indagine nella natura, però c'è un aspetto inconsueto che vorrei sottolineare. Gherardo Cibo vive in epoca controriformistica e nella sua opera si emerge un'idea di giardino, non solo come luogo di intrattenimento, anche quasi mai come luogo di intrattenimento come nella precedente cultura umanistica, ma come luogo di meditazione spirituale, intima e sincera. Si potrebbe dire un giardino osservato con sentimenti riformati. Però osservare la natura del Cinquecento, indagarla, esponeva gli studiosi a molti pericoli. Il tribunale dell'Inquisizione era sempre in agguato, quindi studiare le piante dal vivo era molto pericoloso. Ma queste ricerche scientifiche, cui appartenne anche Gherardo Cibo, aprirono poi la strada all'opera di Galileo Galilei, che di guai, infatti, come sappiamo, ne ebbe parecchi. Quindi ritengo che il volume che poi è stato pubblicato al termine di questa decennale fatica sia particolarmente interessante per i cultori delle scienze naturali. Veramente si legge come un romanzo, Lucia. Questo catalogo di opere, ma anche tutti i saggi che introducono le opere sono veramente un approfondimento appassionante per i cultori delle scienze naturali, dell'arte, appassionati di botaniche, di paesaggio, di giardini, di passeggi. Ecco, nelle ricerche di Gherardo Cibo, occhio, cervello e alti ideali confluiscono in una visione della natura come straordinario grembo della vita. Ed è veramente una ricerca quasi emozionante, di questo ti ringraziamo. A te la parola, Lucia. Grazie, grazie molte. Devo dire che sono molto lieta di essere con voi questo pomeriggio e mi dispiace solo, come dicevo prima, informalmente, di non essere in presenza perché avrei molto gradito tornare a Ferrara e vedervi di persona. Comunque, va bene, questo nuovo sistema
vabbè, ci offre comunque la possibilità di incontri interessanti, come spero sarà quello di oggi. Io volevo ringraziare veramente tutti, a partire dalla dottoressa Roberta Campi, curatrice dell'erbario, il professor Gerdoldi, il prefetto dell'Orto, che gentilmente ha voluto porgere i saluti, anche alla dottoressa Branca Leoni. E ricordo veramente, ho avuto molto piacere di rivedere la dottoressa Ursula Thun del sistema museale, presidente del sistema museale d'Ateneo. E mi auguro veramente, siccome come presidente del Museo della Grafica di Pisa, che fa parte del sistema museale dell'Ateneo Pisano, che si possano organizzare alcuni incontri, magari sempre sul tema del rapporto arte, scienza e giardino. Ringrazio ovviamente anche il Garden Club Ferrarese, che mi ha invitato svariate volte, soprattutto la signora Borghesani, che ricordo con grande affetto. E poi lasciatemi dire che con Paola Roncarati ho un rapporto antico di amicizia, ma anche di consenso scientifico che dura da lunga data e che io spero possa continuare nel futuro. E adesso vi introdurrò a questo affascinante personaggio cinquecentesco. Possiamo mettere. Il PowerPoint, certo. Ecco, grazie. Allora, Gherardo Cibo e l'invenzione del paesaggio nel Cinquecento italiano. Andiamo pure avanti la prima diapositiva, grazie. No, quella su, no, ecco, grazie. Questo personaggio è Pietro Andrea Mattioli, che così scriveva nel 1565 dalla corte di Praga al nobile Scipione Cibo. Questo famoso botanico italiano, di cui vedete uno splendido ritratto, perseguiva da tempo un'ininterrotta ricerca di immagini di piante da inserire nei sempre più aggiornati commenti all'opera del medico greco Dioscoride. Un'opera, quella di Mattioli, che rappresenta una pietra miliare nella storia della botanica europea. Cito dalla lettera. Ho ricevuto in questi giorni passati la lettera amorevolissima di vostra signoria, insieme con le figure di piante fatte per mano del vostro magnifico fratello, le quali, come da cosa rara e da me molto desiderate, mi sono state tanto care quanto dir si possa, perché in vero mi par che siano tanto vive e naturali che più non si possa desiderare, et massimamente vi si discerne una leggiadria che dà loro l'ornamento di quei paesetti ameni. Onde le dico che sebbene da molti e diversi luoghi mi sono state mandate piante colorite, tanta differenza veggio tra queste e quelle quanto si vede dal piombo e dall'argento, o per meglio dire dall'oro. Me ne furono mandate da Costantinopoli, già furono 3 anni, 50 in foglio reale, le quali furono tenute da tutti per cosa bellissima, ma appresso a queste paiono una cosaccia. L'artista cui alludeva Mattioli, apprezzamenti tanto lusinghieri, era Gherardo Cibo, cui andava anche la sincera ammirazione di altri insigni uomini di scienza contemporanei, tra i quali il medico romano Andrea Bacci, come si evince da una lettera inviata allo stesso Cibo in cui elogia la sua abilità nel dipingere le piante. Gherardo appare più volte citato anche dal naturalista bolognese Ulisse Aldobrandi, che annota nei suoi manoscritti di aver ricevuto spesso notizie relative a questioni botaniche dal nostro Gherardo.
Nonostante l'alto credito attribuitogli da illustri contemporanei, la figura di Gorardo Cibo è sparita dal palcoscenico della storia e anche da quello artistico e scientifico, per aver vissuto egli in una sorta di volontario isolamento, lontano dai circuiti colti ed editoriali del suo tempo, finché agli inizi del secolo scorso Enrico Celani, un colto bibliotecario della Biblioteca Angelica di Roma, attribuì a Cibo, e qui cito, cinque polverosi volumi mal ridotti, rovinati nelle legature, di un erbario contenente più di 1.800 esemplari essiccati. Andiamo avanti. Ecco qui un'immagine. Questo prezioso cimelio costituisce uno dei più antichi e rilevanti orti secchi pervenuti ai nostri tempi, precedendo di alcuni anni quello di Andrea Cesalpino, conservato nel Museo Botanico Fiorentino. L'erbario di Cibo era pervenuto all'Angelica per via ereditaria, unitamente ad altri volumi di sue proprietà. E alcuni erano proprie edizioni dei commentari di Mattioli, sulle cui pagine erano apposte annotazioni e disegni di sua mano. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete due pagine, una con un eringio, l'altra con una felce e con sue scritte. A Celani si deve anche il merito di aver delineato sinteticamente aspetti della vita di Gherardo sulla base di un diario oggi sfortunatamente disperso. Ma chi era il nostro personaggio? Pronipote del Papa Innocenzo VIII, Giovan Battista Cibo, Gherardo nasce nel 1512, quasi certamente a Roma. Poco sappiamo della sua prima giovinezza, trascorsa in parte nella città papale, dove lo colse quindicenne la tragedia del sacco e da dove si rifugiò nelle Marche, regione di origine della madre Bianca Vigeri della No Rovere, nipote del vescovo di Senigallia e imparentata coi duchi di Urbino. L'inclinazione al disegno dovette essere precoce, come denunciano due teste di cavallo disegnate quando aveva appunto 15 anni e conservate in un manoscritto della Biblioteca Passionei di Fossombrone, dove annota copiate da Leonardo, probabilmente da una stampa da Leonardo. Forse avviato all'origine alla carriera religiosa, partecipò alle imprese belliche e trovandosi nella pianura padana al seguito delle milizie papali agli ordini di Francesco Maria della Rovere, allora capitano generale delle milizie stesse. In questo periodo sembra che abbia preferito lasciare la battaglia per seguire a Bologna le lezioni universitarie del famoso Luca Ghini, dal quale trasse forse l'interesse originario per il mondo vegetale e l'abilità per l'allestimento di erbari essiccati. La passione di Gherardo per le scienze della natura emerge anche da altre notizie riportate da Celani. Da un passo del citato diario apprendiamo che il giovane, ospite nel 1534 a Pisa, dallo zio, presso lo zio Lorenzo Cibo Malaspina, marchese di Massa, si dilettava della ricerca di minerali sul Monte Pisano. Nel corso di due importanti ambascerie, Gherardo aveva accompagnato il padre Ranino, funzionario papale. La prima ambasceria lo portò a Ingolstadt, dove incontrarono Carlo V per un accordo matrimoniale. La seconda, voluta da Papa Paolo III Farnese, li portò in Francia al seguito di Alessandro Farnese per sollecitare il sostegno del re Francesco I contro i protestanti. Sempre in Francia, i due Cibo incontrarono nuovamente Carlo V e lo accompagnarono nel suo ritorno a Gand nei Paesi Bassi. Nel corso di questi viaggi, Gherardo non tralasciò mai di osservare e studiare
numerose piante che raccoglieva per via, venendo forse a conoscenza anche della pittura tedesca e fiamminga, che avrà più tardi una marcata influenza sulla sua produzione artistica. Ma le carriere religiosa, militare e politica dovevano poco interessare il nostro Gherardo, che nel 1540, appena ventottenne, decise di ritirarsi nelle Marche, a Rocca Contrada, dove risiedevano l'anziana madre e una sorella monaca nel convento di Sant'Agata. Vediamo la prossima. E a Rocca Contrada, qui in un disegno attribuito allo stesso Cibo, che oggi è, si chiama Arcedia, una cittadina appartata ma vivace economicamente per l'attività conciaria, per l'agricoltura e anche dimora di molti nobili locali, Cibo rimase per tutto il resto della sua vita. Morirà infatti quasi ottantenne all'inizio del 1600 e si eccettuano solo alcuni spostamenti in varie località marchigiane e due documentate a Roma nel 1553 e nel 65. Uno storico seicentesco locale che si chiama Lelio Tasti, in un suo manoscritto narra come egli occupasse il tempo per onestissime, dipingendo monti, valli, alberi, fiori, piante, spesso valendosi dei colori che egli stesso traeva da frutti, fiori, minerali. Il ridente e sereno paesaggio della splendida regione marchigiana diventa così il soggetto privilegiato dell'abile matita e dei sottili pennelli di Cibo, che in centinaia di fogli, anche frammentari e confusi, schizza ora un paesetto arroccato su un'altura, ora un romitorio, ora una fonte tra il verde, aggiungendovi spesso annotazioni. Lo studio della botanica, la collezione e la raffigurazione di piante, frutto di piacevoli compagne di erborizzazione, sovente effettuate in compagnia di amici e conoscenti, costituiranno l'altra passione da lui ininterrottamente perseguita nel corso della sua lunga vita. Per ironia della sorte, la vasta produzione grafica di disegni di paesaggi, non si conosce di lui alcun dipinto, né sembra che si sia mai dedicata a questa attività, finì con la mortificante etichetta di anonimo nei più importanti musei pubblici e collezioni private europee e statunitensi, mentre delle immagini botaniche si perse addirittura ogni traccia. Lo deduciamo anche da una testimonianza di Domenico Corsi, procacciatore nelle Marche di opere d'arte per il cardinal Leopoldo de' Medici, che nel 1673 rispondeva sbrigativamente a una richiesta di informazione su Gherardo Cibo, diceva, e qui cito, Gherardo Cibo bolognese, che non era affatto bolognese, qui non è cognito. Il bibliotecario Enrico Celani non poté dunque produrre prove concrete dell'attività figurativa di Gherardo Cibo, se non scarse notizie dedotte dal diario dove era menzionato, e qui cito, un libro grande di disegni di paese e, cito ancora, immagini di erbe dipinte dal vivo. Preziosa risulta perciò la citata testimonianza di Mattioli, che come abbiamo visto parla di immagini di piante tanto vive e naturali che più non si possa desiderare, arricchite, come dice Mattioli, dall'ornamento di quei paesetti ameni. Era dunque certo che Gherardo si era dedicato a ritrarre piante e paesaggi. Nel 1969, Jaap Bolten, direttore delle collezioni grafiche dell'Università di Leida,
pubblica su Master Drawings, una rivista molto prestigiosa, un corpus omogeneo di disegni e tempere di paesaggi, molti dei quali corredati da note manoscritte relative ai luoghi ritratti che si riferivano alle Marche e datazioni che oscillavano dal VI al IX decennio del Cinquecento. Alcuni di questi intriganti disegni erano stati attribuiti variamente, per esempio a maestri fiamminghi. Oltre l'anno e il mese, in questi disegni erano spesso testimoniati i giorni della settimana, stranamente espressi con i segni astrologici. Sulla base di un nome stilato su un disegno conservato nella biblioteca comunale di Iesi, Jack Bolten ritenne di poter individuare l'autore di questa produzione grafica in un esponente della nobile famiglia Severini che veniva da Cingoli. Cingoli, tenete presente, è una città molto vicina a Arcevia. Di nome Ulisse, vissuto nella seconda metà del XVI secolo. E come tale, questo gruppo dei disegni è stato considerato proprio di Ulisse Severino da Cingoli e anche pubblicato da un famoso saggio di Gianni Romano, Gli studi sul paesaggio, pubblicato alla fine degli anni 70 da Einaudi. Bene, la storia di Cibo cambia indirizzo proprio perché io ho potuto attribuire un nucleo di disegni e di tempere paesistiche alla mano di Gherardo e si trattava proprio del manoscritto transitato da Ferrara. Nel 1989, nel corso di ricerche intraprese nella British Library di Londra, ho individuato infatti due straordinari manoscritti, fino allora del tutto ignoti, contenente 220 tempere di piante. E come l'ho individuata? Forse vale la pena di dire come l'ho individuata. Cercando sotto la voce Pietro Andrea Mattioli, era citata una lettera e io l'ho chiesta. Dopo un po' l'inserviente della sala manoscritti arriva con due grossi volumi in folio e io dico, beh, è una lettera, forse in una busta, forse ho sbagliato. Dice, no, la segnatura è questa. Apro i manoscritti e mi trovo di fronte non solo alla lettera di Mattioli con cui ho iniziato questa mia chiacchierata, ma anche a 220 immagini di piante di questo tenore. Mi resi subito conto che si trattava senza ombra di dubbio dell'erbario di Gherardo Cibo di cui si era persa traccia. L'attribuzione era peraltro suffragata da una lettera autografa, come vi dicevo, di Pietro Andrea Mattioli, incollata sulla prima pagina dei due codici, inviata da Praga nel 1565, indirizzata al molto magnifico signor Gherardo Cibo. In esso il botanico si profonde in ringraziamenti, come vi dicevo, per alcune tempere inviategli e in elogi per le eccezionali doti artistiche del destinatario. E si augura di poter riuscire a vedere, qui cito, il suo libro ove penso si abbi di così fatte qualche centinaio e io lo reputerei a grandissimo favor del cielo e chissà che forse un giorno Roma non mi rivegga, sebbene son vecchio. In quell'anno Mattioli compiva 64 anni e sarebbe tornato in Italia solo nel 1571, nella città di Trento, dove sarebbe morto nel 1577. Ma veniamo al nostro erbario, ex ferrarese, come diceva Paola Roncarati. Si tratta del manoscritto additional 2233-2 e 2233-3. Il primo volume dell'erbario contiene, raffigurate sul retto dei fogli, ben 168 figure di piante che l'artista colloca in primo piano
di fronte a sfondi paesistici, corredandoli del nome volgare. Ecco qui di fronte una callistegia soldanella, un viluppio marino. Le 54 piante dipinte nel secondo volume, vediamo la prossima, sono generalmente prive di sfondi paesistici e anche dell'apparato descrittivo. Qui vedete un trifoglio. Nelle ultime carte sono tuttavia incollate alcune immagini di paesaggi, un soggetto sacro e figure di organismi marini disegnati, come si legge, dal vivo nel 1564. Andiamo a vedere uno di questi paesaggi, grazie. Ecco, questo è un paesaggio incollato nel secondo manoscritto. Sul verso del foglio di ambedue i codici, quello che precede l'immagine, l'autore fornisce una descrizione del vegetale, informazioni sul luogo di raccolta della pianta, sulle sue proprietà farmacologiche, talvolta anche culinarie, e in gran parte dedotte dall'opera di Mattioli. Le date sono espresse con i simboli astronomici e sono spesso citati i nomi degli amici che lo accompagnarono nelle gite di erborizzazione, tra i quali compare il nome di Ulisse Severini, quindi quel nome che Jaap Bolden aveva ritenuto essere l'autore di queste opere. Le piante, in genere specie comuni dell'Italia centrale, sono ritratte con grande accuratezza nelle loro forme e colori, secondo i canoni ormai istituzionalizzati in tutta Europa, sulla scia dei grandi trattati pubblicati nel corso del Cinquecento da Otto Brunfels a Leonard Fuchs, allo stesso Mattioli. L'erbario di cibo, vediamo la prossima, grazie. È tuttavia profondamente diverso, come potete vedere, rispetto agli erbari coevi che avevo citato, perché in maniera assolutamente originale la pianta non costituisce l'unico elemento iconografico presente sul foglio. Qui vedete una corrida liscava, una colombina cava. L'essenza vegetale va infatti letta in un contesto più ampio, in cui l'artista filtra non solo la propria interpretazione lirica del paesaggio, ma anche la cultura figurativa relativa a questo genere artistico, che intorno alla metà del XVI secolo andava riscuotendo ampia fortuna sulla scia delle innovazioni prodotte proprio di alcuni artisti fiamminghi contemporanei. Bisogna fare una digressione sulla rappresentazione del paesaggio. La rappresentazione autonoma del paesaggio era infatti nata in ambito fiammingo intorno alla metà del Cinquecento, per affermarsi poi nella seconda metà del secolo e nel secolo successivo, con le figure dei Carracci, di Nicolas Poussin, di Claude Lorrain. Considerato in precedenza un genere minore, infatti le fonti parlano di solito di paesetto, tavolette di paesi in senso un po' dispregiativo, perché infatti il paesaggio era nella gerarchia dei generi artistici preceduto dalla pittura religiosa, da quella storico-mitologica e dal ritratto. Se, bisogna dire, nella storia dell'arte occidentale sono ampiamente noti fin dal Medioevo straordinari brani di paesaggio, si pensi a Giotto ad Assisi, ma Ambrogio Lorenzetti a Siena, le allegorie del buon governo, guardiamo la prossima. Un particolare del buon governo senese. Fu però nelle Fiandre che nel corso del Quattrocento l'interesse di alcuni artisti, soprattutto i fratelli Van Eyck, vediamo la prossima. Qui siete di fronte al grande polittico di Gand, dei fratelli Van Eyck,
che riuscirono a cogliere aspetti più minuti della realtà naturale, agevolati dalla nuova tecnica della pittura a olio. Da questa esperienza trassero esempi significativi anche artisti italiani come Giovanni Bellini e soprattutto Giorgione. Vediamo brevemente la celebre Tempesta. Se un archetipo di straordinaria autonomia è offerto, vediamolo pure, il disegno di paesaggio di Leonardo raffigurante, vediamo la prossima, la Valle dell'Arno, eccolo qui, datato 1473, il geniale Leonardo concepisce in modo veramente innovativo il paesaggio. Anche le tempere prodotte da Albrecht Dürer durante i suoi viaggi in Italia nel primo Cinquecento offrivano esempi autonomi di paesaggio. Vediamolo pure. Tuttavia va detto che sia per i disegni di paesaggio di Leonardo o gli svariati disegni di Dürer, come questo che rappresenta il castello di Segonzano in Trentino, erano rimasti inediti perché erano tenute nelle cartelle degli artisti oppure di pochi collezionisti. Questi appunto precoci esempi non influirono sulla pittura di paesaggio, che come dicevo aveva conservato la sua finalità di sfondo a una storia sacra o profana, un ritratto. Come dicevo, fu solo alle soglie della seconda metà del XVI secolo che alcuni artisti fiamminghi, ben consapevoli della tradizione naturalistica di cui dicevamo, nel corso dei loro obbligatori viaggi in Italia si soffermarono a disegnare e a dipingere davvero svariati siti della penisola. Ed è soprattutto uno particolarmente importante, ed è Pieter Bruegel il Vecchio, il quale nel 1551 compie un viaggio attraversando tutta l'Italia, arrivando fino alla Sicilia, disegnando scorci delle Alpi, di monumenti romani, viste del Napoletano, e tornato ad Anversa, i suoi disegni furono tradotti in incisione in una celebre bottega incisoria, la bottega Au Quatre Vents di Hieronymus Kirk, un artista incisore, mercante d'arte, che anche lui si era cimentato in visione di paesaggio. Il fatto che questi paesaggi siano stati tradotti in incisione, e quindi l'incisione ebbe una grande diffusione, fece sì che questa nuova tipologia di paesaggio prese piede e si affermò il paesaggio autonomo. Abbastanza significativo proprio per questo naturalismo il modo di rappresentare ad esempio le montagne. I poveri artisti dei Paesi Bassi rappresentavano fino a quel momento delle montagne strane perché non ne avevano esperienza. Una volta il passaggio delle Alpi per Pieter Bruegel e per gli artisti suoi compagni rappresenta un'esperienza straordinaria e da quel momento le montagne vengono rappresentate in maniera molto realistica. E quindi questa fortuna del paesaggio ebbe larga circolazione sia tra gli artisti sia tra il pubblico colto tramite l'incisione. Vediamo le due prossime immagini in sequenza. La prima è un disegno di Pieter Bruegel, vedete col viaggiatore a cavallo. La seconda è una delle tante, vediamo la successiva, traduzione in incisione. No, no, per piacere, quella precedente. Eccola qua, vedete i viaggiatori, i pellegrini, i contadini, paesaggi fluviali, eremi arroccati, eccetera. A questa inedita fino allora esperienza figurativa paesaggistica non fu estraneo neppure il nostro Gherardo, che nonostante il suo isolamento a Rocca Contrada,
dovette raggiungere più volte la città papale, dove le incisioni fiamminghe godevano di ampia fortuna. E sappiamo che anche nelle sue collezioni esistevano delle stampe fiamminghe. Come dicevo, il suo erbario si diversifica profondamente dagli altri erbari contemporanei. Perché, e andiamo avanti, vediamo l'immagine, la prossima immagine, grazie. Perché la pianta non costituisce l'unico elemento iconografico del foglio. L'immagine va infatti letta in un contesto più ampio, in cui l'artista filtra le sue competenze, non solo botaniche, ma anche la sua interpretazione arcaica del paesaggio, in sintonia col nuovo linguaggio figurativo ormai di ampia circolazione. Qui siete di fronte a un Lilium Croceum. Sotto ampi cieli porporini, attraversati da bianchi cirri o gonfi di nuvole annunciatrici di temporali, lo sguardo di Gherardo si posa su castelli arroccati, su baie solcate da imbarcazioni, foreste, eremi, rovine classiche coperti da rovi, aprichi declivi, colline armoniosamente ondulate e fiumi sinuosi. Andiamo a vedere altre due immagini. Qui vedete un Asplenium Ammonitis con delle rovine e i particolari ci mostrano i viaggiatori che ammiravano e studiavano all'interno queste rovine, come vedete alla vostra sinistra, mentre a destra un ellebore con due erboristi che avvistano un'aquila. I suoi paesaggi, filtrati attraverso una serena visione intellettuale, ora domestici, ora selvaggi, non sono disabitati, ma sovente popolati da una laboriosa umanità miniaturizzata, vivaci figurine contraddistinte da tratti veloci, che si dedicano infatti a operazioni quotidiane: il pascolo delle greggi, la ratura dei campi, la pesca, la raccolta delle olive. Vediamo la prossima. Qui vedete un dracunculum volgare e ci sono dei personaggi lì che danzano, si riposano. Andiamo a vedere la successiva con la raccolta delle olive in una interpretazione arcadica che non lascia spazio all'umana fatica. Vediamo un particolare di questa bellissima immagine. Prossima. Ecco, vedete la raccolta delle olive. I paesani sono anche colti in momenti di riposo, come dicevano, nuotano nei fiumi o tornano dal lavoro seguito da cani e da animali da soma. Vediamo la prossima. Ecco, vedete, qui ci sono, è un particolare, ci sono dei pastori con il loro gregge che suonano il piffero, effondendo sentimenti di un armonico rapporto tra uomo e natura. In molti casi la pianta è associata ad episodi di quotidianità, anche al femminile. Andiamo pure avanti. Si veda la tavola dell'Ichene a sinistra, un'epatica che vive in luoghi umidi, che è raffigurata in dettaglio, che presenta alcune donne intente a risciacquare i panni nel fiume, mentre nella diapositiva a destra voi vedete un'aloe vera con alcune signore che si dedicano al giardinaggio sulla terrazza di una signorile dimora. Assai spesso in un piano più prossimo all'osservatore è raffigurato l'erborista. Vediamo le prossime due. Che, munito di zappa e sacca, è presentato in diversi momenti della sua intensa giornata.
L'artista la raffigura ora inginocchiato, intento a sradicare una pianta, ora nell'atto di illustrare ad un compagno le caratteristiche dell'essenza vegetale appena estratta, o ne controlla spesso in altre diapositive l'identità sul volume, proprio certamente quel Mattioli piccolo che è citato da Cibo nei suoi appunti. L'artista riesce anche a diversificare non solo le diverse atmosfere che caratterizzano il clima, ora ventoso, ora pacifico, ma anche il variare delle ore del giorno, dalle albe mattutine ai placidi crepuscoli. Gherardo Cibo si muove dunque in piena sintonia con la coeva produzione paesistica che venne codificata nel 1585 nel Trattato dell'arte della pittura da Giampaolo Lomazzo, che prevedeva la raffigurazione di campagne, marine, rovine, viste fluviali, lacustri, casolari, emergenze rocciose, eccetera. Temi oggetti di un'acuta rivisitazione critica che ha fatto anche Ernest Dombri, che negli anni Ottanta, che non conosceva assolutamente Gherardo Cibo, però. Proprio per non essere scienziato nel significato tradizionale del termine, Cibo si concede talvolta alcune licenze che investono, si badi bene, non la pianta, che è sempre raffigurata in maniera molto realistica, quanto il paesaggio che fa da sfondo. Non tutti i paesaggi sono rigorosamente ritratti dal vivo, molti lo sono. Guardate, io quando ho scoperto questo manoscritto ho fatto un viaggio in macchina da sola per ritrovare i luoghi di Cibo e vi assicuro che ho potuto identificarli precisamente. Quindi, è il viaggio, che è il paesaggio che talvolta è ritratto dal vivo, ma talvolta è suggerito da suggestioni culturali. Vi faccio vedere le prossime due diapositive per dimostrarvi questo. Vedete a sinistra, voi vedete l'Asarum Europaeum, l'Assaro, nella quale un angelo appare a due stupiti pastori. Una dotta allusione figurativa della natività che il pittore Pietro Paolo Agapiti aveva dipinto per una chiesa di Sassoferrato. Lo vedete nella tavola, sulla sinistra in alto della tavola. E Sassoferrato è una cittadina, come è noto, vicinissima ad Arcedia e quindi frequentata più volte dal nostro Gherardo. Andiamo pure a vedere la prossima, che è un altro significativo esempio dell'estro fantastico del paesaggio associato al Gladiolus Italicus del primo volume londinese, che presenta un improbabile paesaggio insulare che ricorre in molti disegni e che ricorda i paesaggi degli artisti nord-europei, come per esempio Matthias Koech. L'erbario di Cibo, e qui mi piace dirvi che l'erbario, due volumi dell'erbario, saranno presto stampati in facsimile dall'editore Moleiro di Barcellona, che è un editore specializzato in facsimili, e speriamo che possa essere un bellissimo libro, e come tale, come facsimile, potrebbe anche al limite tornare a Ferrara. Dunque, vi dicevo, l'erbario di Cibo si configura dunque come una sorta di diario dipinto, nel quale l'artista ha fermato sulle carte non solo le emozioni liriche suscitate dall'amato paesaggio marchigiano quotidianamente percorso e indagato, ma anche le immagini delle piante che andava raccogliendo e commentando, non tanto da scienziato, quanto piuttosto da dilettante, come si diceva, da curioso della natura, secondo i significati che questi termini rivestivano al suo tempo. La costante attenzione riservata alla resa dei colori, che gli permette di alternare a pennellate vibranti e pastose ad altre liquide
ad altre pennellate liquide gli derivava dall'esperienza. Guardiamo la prossima diapositiva. Egli infatti traeva da erbe minerali, come testimoniano le prove di colore che ricorrono sia nel manoscritto londinese sia in alcuni fogli della biblioteca di Iesi, vedete alcuni colori di cui poi provava l'esito. Dunque, la tipologia e lo stile degli erbari londinesi mi hanno consentito di attribuire nel tempo all'artista un terzo libro d'erbe, conservato questo nella Biblioteca Marucelliana di Firenze. Andiamo a vedere la prossima diapositiva. Seppure dipinto in uno stile meno accurato, vi è attestata, anche le dimensioni non sono in foglio ma è in quarto, vi è attestata la consueta associazione paesaggio essenza vegetale e le piccole scene di umana quotidianità e anche l'inconfondibile grafia di Cibo. L'analisi dei paesaggi che decorano gli erbari londinesi e quello fiorentino mi ha permesso dunque di correggere anche l'attribuzione del vasto corpus di disegni paesistici riferiti da Bolten a Ulisse Severino da Cingoli, un personaggio che così sparisce dalla storia della pittura di paesaggio, perché altro non era se non un amico conoscente che era solito accompagnare con altri l'artista nelle sue gite di erborizzazione. Numerosi fogli trattati con diverse tecniche grafiche, matita, penna, acquerello, tempera, ci mostrano così angoli suggestivi e scorci che è stato talvolta, come dicevo, possibile identificare geograficamente. Un vero e proprio paesaggio dei borghi. Andiamo pure a vedere come sarà definito più tardi il paesaggio italiano. In alcuni casi l'artista si abbandona alla fantasia, come abbiamo visto, seguendo fortunati moduli fiamminghi, per esempio in alto a sinistra, altre volte invece raffigura una sorgente, come vedete a destra nel disegno a destra appena. Oppure andiamo avanti ancora. Voi vedete in alto a sinistra, come compare l'iscrizione, Molino presso Sassocupo. Sassocupo è una località ancora esistente presso Arcevia, oppure dei boschi tipici della regione marchigiana. Nella pace di Rocca Contrada, Cibo si dedicò, oltre che alla redazione degli erbari dipinti, alla raffigurazione di paesaggi, anche alla coloritura di due testi dei più importanti trattati botanici contemporanei e che gli erano particolarmente cari. Il primo è l'Historia Stirpium di Leonard Fuchs, una copia che ho ritrovato nella biblioteca Corsignana dell'Accademia dei Lincei di Roma, e l'altra è l'edizione del 1568 dei discorsi del grande Mattioli, che tanto ammirava, come abbiamo visto, i suoi paesetti ameni. Quest'ultimo esemplare è conservato, andiamo avanti, nella Biblioteca Alessandrina di Roma e fu decorato per il duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere, un suo lontano parente. Un foglietto incollato sul retro di copertina recita infatti: questo Dioscuride fu colorito dal signor Gherardo Cibo, il quale vi fece diversi disegni a penna per il signor duca d'Urbino. Guardate, qui è singolare, io ho accostato una xilografia con dei funghi dell'edizione dei commentari mattioliani del 68, come compare in tutte le biblioteche e che vedete a sinistra e a destra il tripudio paesistico che questa copia assume per essere passata sotto il pennello del nostro Gherardo. Andiamo pure a vedere l'altra immagine.
è un'immagine della tifa, appunto, dell'erbario di Fuchs, di cui tifa, pianta acquatica, di cui appunto presentata da Cibo, anche con dei personaggi che raccolgono queste piante per poi utilizzarle nei lavori. Il probo e assai devoto Cibo si dedicò attivamente anche ad opere di bene. Fondò ad esempio il Monte Pio Frumentario per venire in aiuto ai concittadini fiaccati da una terribile carestia, oltre a partecipare alle attività culturali locali, come ad esempio l'Accademia dei Disuniti, che raccoglieva personaggi non del tutto oscuri, come il poeta Gaspare Murtola, che per un certo periodo fu governatore di Rocca Contrada. Intorno al 1596, quando era ormai assai anziano, integrò un realistico apparato iconografico l'opera manoscritta Historiarum Libri 2, guardiamo la prossima diapositiva, che era un'opera di un suo contemporaneo e amico, andiamo pure avanti, non si vede? È andato tutto perfettamente fino adesso, proprio sul finire. Beh, posso andare avanti comunque. Non è visibile, vabbè, non importa, continuo. Comunque, no, andiamo avanti. Prima, quella prima. Ecco. Voi vedete, questa è questa opera manoscritta di cui vi dicevo, che si trova a Senigallia, nella biblioteca di Senigallia, e l'autore era il vescovo di Senigallia, suo amico Pietro Ridolfi da Tossignano. E Cibo raffigura tutta una serie, ormai molto anziano, una serie di chiese della diocesi. Qui vedete Santa Maria delle Grazie di Senigallia. La riscoperta della personalità di Cibo e della sua diramata e variegata produzione grafica ha imposto dunque una riconsiderazione del problema dell'invenzione del paesaggio, nel cui panorama egli occupa, come credo abbiate potuto capire, a buon diritto una posizione di primo piano. Il nuovo rapporto instaurato con l'umanesimo tra uomo e natura, approfondito nel corso della prima metà del XVI secolo con le opere di molti scrittori come Pontano, Bembo, sta all'origine dell'affermazione di un più articolato approccio al paesaggio, concepito come un tutto organico con la natura, anche vegetale, che non doveva essere usato come sfondo a episodi storici, né per suggestioni simbologiche, né ad alcuna messa in scena, ma si configura come l'esito al contempo emotivo e razionale dell'esperienza della natura. Andiamo a vedere la prossima, quella finale. Natura sia selvaggia che antropizzata, nel suo divenire, sostanziandosi in un linguaggio visivo capace di cogliere il genius loci, rappresentando spazi dilatati, ma anche l'umile pianticella emergente dal terreno come questa comune piantaggine. Vi ringrazio.
Io sono pronta se ci sono delle curiosità. Domande. Grazie Lucia, sei stata meravigliosa. Come vedi dietro da me, come ti ho promesso, ci sono rose blu di Pistoia, serenelle ferraresi e soprattutto iris fiorentini. Quindi questo è per te. Grazie. La cosa che mi ha veramente interessato in questo tuo discorso apparentemente semplice, ma di una complessità straordinaria, è che mi ha reso di nuovo, come dire, vicino a quel paesaggio e a quei luoghi marchigiani con cui ho sempre avuto una terribile, come dire, disputa, visto e considerato che ero stato cacciato urbino mentre dovevo stare a Firenze, tanto per essere chiaro. Allora, quello che mi ha fatto veramente anche l'idea, per esempio, di Cingoli, questo luogo incredibile, che quello che ti vorrei chiedere, ecco, in questo strepitosa indagine tra l'essenza o il tipo del fiore, che è appunto un unicum, e il paesaggio, che è invece la molteplicità, è, diciamo, la differenza, la cosa. Come tu pensi possa aver agito Cibo nel creare questo, diciamo, discorso? Ti metto l'unicum, la pianta, però te lo rendo meno, come dire, unica attraverso la varietà del paesaggio. Questo mi pare sia la cosa per me più straordinaria che tu hai messo in luce. Dunque, senti Gianni, rispondo volentieri a questa domanda che è veramente cruciale. Dunque, Cibo è un personaggio di grande cultura e diciamo che si diverte a costruire anche dei contesti paesistici diversi. In moltissimi casi la pianta è collocata nel suo habitat preciso. Certo. In altri casi c'è questo gioco intellettuale che la fa interagire con immagini di fantasia, o perlomeno immagini che hanno delle suggestioni realistiche, ma che anche si aprono a delle suggestioni culturali, soprattutto legate, come dicevo, alle incisioni nordeuropee e fiamminghe. Bene, io ti ringrazio tantissimo, cara. Ora un grande abbraccio e speriamo di vederci dal vivo. Anch'io lo spero. Grazie Gianni di essere stato. Ciao carissima, a presto. Grazie Paola, a presto a tutti. Arrivederci. Ciao Gianni. Sì, prego. Ci sono altre domande? Sì, c'è la signora Borghesani, ma bisogna dirgli di aprire il microfono. Gianna, microfono. Non la vedevo. Microfono. Ecco, si sente? Sì. Sì. E allora volevo, cara Lucia Tongiorgi, che ti ho incontrato con Paola la prima volta che siamo venuti là, quando ero io sola, molto più giovani, voi siete giovani anche oggi come allora, e mi volevo soprattutto, come dire, complimentare per questa
Certamente, come dice Gianni, apparentemente così leggera, ma molto complessa, almeno per me, che sono un chimico un po' ignorante su queste riflessioni. Mi piace molto il paesaggio. È un vero peccato e quindi ti lancio una possibilità nel breve, nell'immediato futuro. È un vero peccato che questa tua conferenza celebrativa dei 250 anni dell'orto botanico, che parte da lontano, che ci ha fatto scoprire, almeno a me e credo a molti di noi, cibo, queste cose, queste illustrazioni, questo anche assembramento, mescolamento botanico, paesaggistico, umano, di persone, è un vero peccato che sia capitata proprio al confine della libertà, finalmente di questa fine del distanza, di quell'orrenda parola, anzi due parole, che è stato chiamato distanziamento sociale e che quindi speriamo di poter riavere, magari con un... ci sono tanti spunti qui, la Paola certamente parlandomi così. Ne aveva detti alcuni molto interessanti, quindi io ti invito, ti prego, auspico e credo con me tutti quanti di rivederci dal vivo, nel senso che secondo me, io tra l'altro ho avuto problemi di connessione, ho tentato il telefono, sono diventato, ho cambiato persino religione, sono diventato un po' talebana in questa connessione. Però sono riuscita a sentire tutta la conferenza, l'inizio, e certamente io spero che quelle belle immagini che finalmente dal mio computer ho visto anche ingrandite, però le ho pensate molto veramente questa relazione dal vivo, in presenza, con le immagini grandi, con un contatto vero, una trasmissione proprio fisica del pensiero e delle cose. Grazie molte. Credo che sia una conferenza importante per l'orto botanico, per tutti, per me certamente. E poi un invito con le fanfare, con la banda, con tutti i mezzi più convincenti per un tuo ritorno a Ferrara in presenza in un luogo. Io la riascolterei la stessa anche con le immagini grandi, con le riflessioni in cui basta, basta distanza. Grazie molto, bravissima. Grazie Gianna, veramente è stato un gran piacere rivederti seppure in streaming, veramente. Verrò certamente a Ferrara. Grazie. Ci sono tanti spunti, la Paola te ne avrà già parlato. No, lo sa lei. Abbiamo le Nella sigle. No, se non sapete. chat la signora Anna Zanolla Mancini chiede come continuare a saperne di più, qualche spunto tra libri, luoghi, siti. Ah, ecco, sì, anche. Qualche spunto. È una signora, Anna Zanolla Mancini, Sì, dice che non ha la possibilità. Chiede, mi scusi, chiede di come può continuare a saperne di più, qualche spunto tra libri, luoghi Beh, e magari sì, è molto difficile dare ora una dei testi. Paola Roncarati al mio mail, se la signora mi vuole scrivere, io posso suggerire qualche lettura o qualche opera da vedere per approfondire la tematica. Benissimo. In ogni caso, posso Roberta? Certo. Ecco, in ogni caso, un suggerimento primo è questo catalogo che appunto prende il nome dal titolo di questa conferenza, che riporta sulla copertina l'immagine dettagliata dell'erborista, dell'erborizzatore che raccoglie la pianta nella pagina dedicata all'ulivo.
E come dicevo nella mia introduzione, titolo Gherardo Cibo, dilettante di botanica e pittore di paesi, è veramente una lettura emozionante perché è una ricerca dettagliata di connessioni che vedono parecchi studiosi anche coinvolti sotto la regia di Lucia Tommasi. E diventa una ricerca che apre anche a molte prospettive, perché poi un poligrafo del Cinquecento consente di aprire ad indagini riguardanti l'arte, la botanica, anche la religione. Il fatto che viviamo, come dicevo all'inizio, in epoca di controriforma e che renda pericoloso strappare una pianta e analizzarlo, per esempio, ecco, mi ha colto di sorpresa perché noi studiamo il Rinascimento da tanti punti di vista, ma studiare il Rinascimento dal punto di vista di uno che raccoglie piante, no? E che compie un'azione pericolosa perché mette le mani nella natura. Ma la natura è di Dio, l'uomo non è autorizzato ad indagare in prima persona, lo può fare attraverso i testi antichi, quelli autorizzati. Quindi che la Controriforma stia attenta a come questi studiosi si rapportano alla natura. Ecco, per me è una pagina di cultura straordinaria. E ringrazio e abbraccio Lucia per queste suggestioni continue nella mia vita e di noi appassionati di erbaria, Lucia. Certo. Posso fare una piccola chiosa e poi è già molto tardi, ma questa cosa della religione, cioè dunque Cibo sfiora molte volte l'ambiente riformato, la sua zia Caterina Cibo era legata ai riformati, certo, quando va nel nord Europa, in Germania, certamente ne viene a contatto con situazioni diciamo pericolose. Però rimane sempre uomo di profonda fede tradizionale. E quindi la sorella monaca, i suoi atti di pietà nei confronti dei concittadini che sono testimoniati. Quindi è veramente appunto un momento drammatico, ma ho vissuto ancora, d'altra parte, muore alle soglie del 1600, ancora nu nuvole oscure si affacciavano all'Italia, ma insomma ancora il problema anche galileiano cominciava a delinearsi, ecco, ma ancora non aveva assunto la sua drammaticità. Volevo dire che il nuovo facsimile avrà porterà dei contributi nuovi su Gherardo Cibo. Io mi auguro che non sia troppo costoso questo e che possa essere acquistato anche dalle biblioteche locali. Vi ringrazio di nuovo per questa bellissima serata. Cara professoressa Tomasi, la ringraziamo veramente per queste preziosissime informazioni e ricerche minuziose che ci hanno veramente deliziato e aver messo in luce tutti questi aspetti e come arte, scienza, conoscenza, superstizione, religione si possono incrociare tra di loro. E quindi ringrazio lei per essere venuta a festeggiare il nostro 250° anniversario e le celebrazioni continueranno con altre attività. Sarebbe bello che potreste venire a visitare la mostra Dante la botanica che stiamo allestendo e quindi è sicuramente uno spunto e una bellissima occasione sarà per rivederci tutti in presenza. E quindi vi ringrazio, ringrazio anche Paola Roncarati e il Garden Club e tutti voi che avete assistito a questa presentazione. Grazie, Quindi... grazie anche a Roberta Campi per aver così bene gestito il PowerPoint. Assolutamente, grazie che Grazie. ha
mediato alla perfezione questa nostra conferenza. E ovviamente credo anche di poter rinnovare i ringraziamenti anche del professor Gerdol, che a distanza comunque ci teneva molto a poter essere qui oggi con voi. Luisa Brancaleoni. Elisa Brancaleoni, sì, no. Elisa Brancaleoni che è collegata, comunque ci sta ascoltando a distanza, la nostra preziosissima Lisa, assolutamente sì. Benissimo, grazie, grazie a tutti e buona serata. Arrivederci e un applauso. Grazie. 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 Grazie.